Tutti, eccomi qui con la mia ricetta del balsamo che mi avete richiesto in tantissime. In questo balsamo io utilizzo degli ingredienti molto ricercati per la cura dei capelli che siano ristrutturanti e rigeneranti, quindi spero che questo tutorial vi piaccia. Cercate di utilizzare tutti questi ingredienti che ho utilizzato io, possibilmente con poche sostituzioni perché altrimenti risulterebbe un balsamo semplicissimo. Vi lascio il tutorial. Versiamo l'acqua nel bicchiere e poi ci mettiamo la glicerina e il miele. L'olio di macadamia è noto per una particolare azione cheratinizzante che favorisce il rinnovamento delle cellule capillari, fortificandole e nutrendole in profondità. Infatti il capello appare subito morbido e molto più lucente. L'olio di jojoba è un ingrediente miracoloso per i capelli secchi e sfibrati. Utilizzo il burro di Muru Muru che potete trovare da Romazon o potete trovare da Gisele Musk. È ricchissimo di vitamina A, fino a 4 volte quella contenuta nelle carote. Ha la particolarità di avere una forte affinità con le proteine dei capelli, li ripara e... Utilizzo quest'altro burro di cui non oso pronunciare il nome. Questo burro ha tantissime proprietà non solo per i capelli ma anche per la pelle, però in questo caso per i capelli dona lucentezza, vitalità e nutre tantissimo i capelli secchi e crespi. Mettiamo i due contenitori a bagnomaria. E una volta che la fase grassa si sarà completamente sciolta, ci versiamo l'acqua all'interno dei grassi e andiamo a frullare col mini pimer. Una volta frullato, questo sarà il risultato, ovviamente il balsamo si addenserà nei giorni seguenti. Vado a preparare la mia fase C, aggiungo l'olio di limone che dona lucentezza ai capelli. Utilizzo il pantenolo che, come vi ho detto, è importantissimo per i capelli. Il nuovo attivo di Aromazone che è Phytoliss, questo è facoltativo, io lo utilizzo perché i capelli lisci, quindi voglio un effetto un po' più liscio. Utilizzo le proteine della seta, se non avete queste proteine potreste utilizzare le proteine del riso. Inoltre, ingrediente facoltativo, perché i capelli crespi e poco gestibili, potreste utilizzare del Polyquaternium 7 per la pettinabilità, diciamo, del capello. Non è un ingrediente eco-bio, però utilizzato in piccole quantità, viene utilizzato solamente per districare il capello. Il mio balsamo è pronto. Questo balsamo può essere utilizzato anche come maschera, perché è molto nutriente ed è veramente ristrutturante. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, fatemi sapere come vi trovate, se lo fate. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!